con la squadra turca sotto la gradinata del suo pubblico. Adesso inquadriamo un attimino il pubblico, molto caloroso. Signora Leonardi, l'abbiamo presa prima della partita, è bella carica sua figlia? Sì, sì, è carica, è un momento in cui non deve proprio mollare tutta la tensione e la voglia di far bene che ha sempre avuto, insomma. No, anche perché abbiamo il vantaggio di, se dovesse andare bene, di festeggiare qua in casa. Esatto, ed è una cosa molto importante il favore del campo, dei tifosi, questo bel pubblico che è sempre molto carico, quindi speriamo. Alla fine della partita di solito c'è sempre il bacio con la figlia che indica una vittoria. Noi verremo, aspetti a farlo perché verremo a vedere tale momento. Se poi va male comunque si festeggia lo stesso. Beh, il bacio ci sarà in ogni caso, però speriamo che sia un bacio carico proprio di gioia. Grazie. Allora, signor Valacca, direttore generale di Piacenza, lei ovviamente è qua incuriosito e naturalmente anche spera che la partita duri a lungo in modo che così la squadra insomma sia stanca. In effetti è un trittico di partite molto impegnativo e che dire, questa sera psicologicamente ci vorrà veramente tanto per riuscire a vincere. Ma io dico che onestamente è un calendario un po' assurdo, perché il fatto che questa squadra si debba giocare la finale di una Coppa Europea e poi domani debba partire per fare una semifinale di campionato, mi sembra che non c'è stata molta attenzione nei confronti di questa società, non parlo per la mia. Però io stasera sono venuto a vedere una bella partita e senz'altro a tifare per la squadra di Busto Arsizio, per la Yamamei, perché è una squadra che ha dominato il campionato, una squadra che penso meriti di rappresentarci in Europa. Ecco, abbiamo visto la vostra squadra molto migliorata, sicuramente non è stata quella di qualche mese fa incontrata, sicuramente magari il fatto di avere meno impegni ha agevolato, però mi sembrano molto carichi. Ma è una squadra che è cresciuta, che ha dimostrato i valori tecnici delle giocatrici che noi abbiamo preso, però è chiaro che nell'incontro qua dobbiamo non dimenticare che mancavano due giocatrici molto importanti, giocatrici che hanno rappresentato dal mio punto di vista, soprattutto il Martello, una giocatrice fra le migliori in assoluto del campionato, e quindi a Busto Arsizio mancava qualcosa. Noi ci abbiamo provato, però alla lunga loro hanno tirato fuori il loro carattere e ci sono imposti. Grazie, allora noi ci vediamo lunedì sera. Grazie a voi. Ecco la premiazione alla miglior giocatrice del campionato, premio della Gazzetta dello Sport. Siamo sempre nelle fasi iniziali, c'è cioè il riscaldamento della squadra e presto inizierà questa partita estenuante.